Barbaro e poi Ferracane, Fusco, l'1-2 con Crifò, poi dentro per Morotti, la tocca soltanto ad Amato, attenzione a Severino, va sul sinistro, Penta, Larru lascia sfilare il pallone, ma è una pessima idea quando nei pressi c'è Ambrosio. Severino, il movimento di Morotti, servito il numero 9, poi ancora Severino con il tacco, si sposta il pallone, entra in area di rigore, tocca per Morotti, la finta! Ambrosio, Severino, ancora Ambrosio, prova a far tornare il pallone a Severino, ma inciampa, quindi Marino, buca l'intervento Bernocchi, Marino, Marino, entra in area di rigore, va al sinistro basso, Romano, che rischio però per il Visnova, lamenta addirittura un fallo Marino, ovviamente la spinta di Pozzoli è stata molto leggera. E qua Bernocchi pensava che... Attenzione Nico, Arizzi che passa, poi le finte, in qualche modo riesce ad andare in mezzo, Crifò, non c'è niente, Fusco, Fusco, Fusco! Vantaggio del Visnova, sembrava stregata quella porta. D'Amato rischia sul pressing di Severino, Severino scivolata di D'Amato, questo è fallo, calcio di punizione per il Visnova. E attenzione anche al colore del cartellino, perché è giallo, è doppio giallo. Esatto, espulso D'Amato. Era già ammonito. Rimane solo Pozzoli. Parte il numero 8, traiettoria meravigliosa di Visnova che va sul 2-0 e archivia la pratica primo posto. Severino prova il dribbling, Severino il doppio passo, si intestardisce, Crifò il sinistro, si allunga Chiatto e va in calcio d'angolo. Pernocchio e poi Barbaro, viene dentro al campo Fusco, servito il numero 11 che poi tocca dentro per Morotti. Morotti va sul destro, che palla per Crifò che non impatta al meglio. In una situazione del genere sbagliare l'ultimo passaggio, quello decisivo che avrebbe potuto mandare in porta un compagno. Attenzione, attenzione al sinistro di Toscano, di poco fuori. Franceschetti, il tocco per De Rosa. Pozzoli dentro per Morotti che si gira, va al destro e segna il terzo gol della partita. Barbaro, il lancio panoramico per Fusco che riesce a tenerla lì. Fusco va al cross, deviato di testa Fantetti, poi Cesana non controlla, quindi Ambrosio, finta il tiro, serve Franceschetti, Franceschetti destro, poi sinistro e poi alto. Penta, intanto è rientrato Franceschetti, il pallone dentro per il tiro a giro, per il gran gol di Brambilla, 3-1. Barbaro, Bernocchi, tocco per Cesana, Pizzera, subito per Franceschetti, è una buona trama questa del Visnova, Franceschetti, Franceschetti la tocca, Chiatto, poi attenzione a Viganò, la girata, Chiatto, e c'è il poker, poker del Visnova, 4-1. Cesana, c'è Franceschetti solo, mette giù Franceschetti, rinuncia al tiro, l'effetto adesso. Tommaso Barbaro, difensore del Visnova. Tommaso, oggi finalmente è arrivata la certezza matematica, non era arrivata la settimana scorsa contro il Meda. Dici qualcosa su questo gruppo, sulle qualità e su quanto siete uniti? Finalmente è arrivata questa grande vittoria, l'aspettavamo tutti e siamo un gruppo fantastico, lavoriamo sempre bene in settimana e si vede anche quando giochiamo il sabato.